Contratti di solidarietà a partire da subito, dal 1 agosto, per 299 lavoratori e il posticipo dei licenziamenti a fine 2023, con uno slittamento di 3 mesi rispetto al precedente termine di settembre. Un'apertura a cui si aggiunge come la proprietà Wärtsilä valuterà le manifestazioni di interesse emerse nei giorni scorsi e collaborerà attivamente nel processo di reindustrializzazione del sito triestino. Il risultato ottenuto dal tavolo convocato al Ministero del Lavoro grazie a un addendum al precedente accordo di novembre scorso, firmato nelle scorse ora a Roma sul futuro della Wärtsilä Italia, il più grande produttore di motori diesel del gruppo finlandese Wärtsilä, con sede e stabilimento industriale a San Rodrigo della Valle, nata dall'acquisizione della Grandi Motori Trieste acquisita nel 1997. La percentuale media di sospensione dei lavoratori sarà pari all'80% delle ore lavorate. FIM, FIOM e WILM hanno negoziato con l'azienda diverse condizioni di miglior favore, quali l'anticipo delle spettanze derivanti dal contratto di solidarietà, il riconoscimento ai lavoratori del contributo regionale pari a 3 euro per ogni ora di sospensione, la maturazione dei ratei e un'ulteriore integrazione da parte dell'azienda di 300 euro per i lavoratori interessati dalla solidarietà. Le segreterie territoriali e l'RSU di Wärtsilä giudicano importante la sottoscrizione dell'addendum, auspicando che possa essere propedeutico allo sviluppo di una trattativa che porti alla reindustrializzazione di un sito strategico come quello di Bagnoli della Rosanter. Nei giorni scorsi a Wärtsilä, governo e regione Friuli Venezia Giulia, è raggiunta una manifestazione di interesse per il sito produttivo di Trieste da parte di Mitsubishi con Ansaldo Energia, che potrebbe far nascere un progetto industriale strategico come la Valle dell'Idrogeno auspicata dall'ex ministro Giovannini. Alla riunione convocata in videoconferenza hanno partecipato governo, regione, Friuli Venezia Giulia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico e azienda. Il ministero si è impegnato a convocare una riunione per approfondire il piano industriale entro il 30 settembre prossimo.